commissione d'inchiesta su infiltrazioni e criminalità. L'aula di Palazzo del Pegaso ha approvato a maggioranza la proposta di risoluzione presentata dai consiglieri del Partito Democratico e di Italia Viva. Fai contare la cultura, al via al percorso partecipativo e alla piattaforma online per costruire un nuovo volto della Toscana del 2030. Il Consiglio regionale condivide integralmente la relazione di maggioranza sui lavori della Commissione d'inchiesta su infiltrazioni mafiose e criminalità organizzata in Toscana e impegna gli organi della Regione a recepire le proposte operative offerte dalla relazione di maggioranza anche mediante iniziative condivise. Questa è la proposta di risoluzione presentata dai consiglieri del Partito Democratico e di Italia Viva che l'Aula di Palazzo del Pegaso ha approvato a maggioranza, registrando il voto favorevole dei gruppi PD e Italia Viva e quello contrario di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Movimento 5 Stelle, 22 voti a favore e 14 contro. Non c'è nessun riscontro che quell'emendamento abbia avuto una conseguenza rispetto all'indagine del CEO. Questo credo che era l'intento che voleva dimostrare la minoranza, che c'era una correlazione tra l'emendamento presentato e l'indagine del CEO. Io ricordo solamente due date. L'indagine è partita da ARPAT nel 2017, l'emendamento è stato approvato nel 2020, mai applicato perché non è stato necessario applicarlo. In quel momento non c'erano i tempi tecnici per tornare in aula per modificare la legge, perché eravamo a fine legislatura e questo è il motivo per cui si è opposto la Giunta si è opposta rispetto al ricorso che veniva fatto. Perché abbiamo rimosso l'emendamento? Abbiamo rimosso l'emendamento perché comunque su questa legge, che è davvero innovativa, unica in Italia, che gestisce il quadro normativo che consente la gestione mista degli impianti, pendeva un potenziale ricorso da parte del Consiglio di Stato, quindi abbiamo detto siccome non è stato applicato, siccome non serve, siccome comunque non serve lì dentro, lo togliamo così evitiamo che ci venga discusso tutto l'impianto normativo. Una relazione che non ha trovato un consenso unanime, con due punti di vista differenti, però un lavoro buono fatto dai colleghi della Commissione d'inchiesta che di fatto in questo periodo hanno lavorato in maniera molto attenta. C'è un tema delicato che emerge dalla discussione, quella delle infiltrazioni mafiose che ci sono ovviamente in Toscana come nel resto d'Italia e serve per contrastarle una politica che sia forte, quindi bene che il Consiglio regionale abbia affrontato questa questione, che abbia approfondito, che abbia reso trasparente l'operato della nostra regione e nel rendere trasparente l'operato della nostra regione ha messo nelle condizioni tutti i consiglieri di approfondire nei dettagli quello che è stata una questione molto importante, quella del CEU, e non soltanto quello che può essere in tutte le questioni che riguardano gli appalti pubblici, soprattutto se pensiamo che arriveranno tante risorse rispetto al PNRR, è opportuno e doveroso dotarsi di anticorpi che consentano alle pubbliche amministrazioni di lavorare con tranquillità e alle aziende sane di poter lavorare nel massimo della trasparenza nella nostra regione. La nostra relazione è similare a quella di maggioranza per quanto riguarda la criminalità organizzata e le infiltrazioni mafiose in Toscana, mentre si contraddistingue per quanto riguarda l'inchiesta CEU, che è la motivazione principale che poi ci ha portato a richiedere questa commissione. Ancora diverse domande senza risposta, però ho voluto guardare avanti e quindi ho voluto proporre una serie di attività, una serie di interventi e dal punto di vista amministrativo per cercare di evitare che tutto ciò si possa ripetere. All'interno dei nostri ordini del giorno chiediamo il potenziamento di ARPAT, chiediamo una commissione, che è già la commissione esistente di garanzia e controllo, che possa occuparsi anche del tema della legalità, chiediamo il potenziamento del fondo antiusura, chiediamo poi che quando si presentano emendamenti in consiglio regionale, soprattutto su tematiche delicate come quella dei rifiuti, ci siano i tecnici della regione a garantire la procedura della presentazione dell'emendamento e ciò che sta scritto al suo interno, e poi chiediamo che nel momento in cui ci siano delle
impugnative di fronte del governo su una serie di leggi votate dal Consiglio regionale, che sia lo stesso Consiglio regionale a decidere se impugnare oppure no tale legge. Perché c'è stato detto che l'impugnativa è un atto dovuto, in verità lo abbiamo visto e la maggioranza ce l'ha dimostrato diverse volte che ciò non è così, e quando si può una legge si corregge. Il primo tema è quello dello strumento, la commissione di indagine può essere richiesta soprattutto dalle opposizioni, ma in realtà ha pochissimi poteri istruttori e coercitivi nei confronti di soggetti che possono anche rifiutarsi di venire pur invitati. Questo è successo, complice anche il fatto che questa commissione si è svolta durante le indagini che praticamente non sembrano non finire mai, quindi siamo anche curiosi di capire se e quali sviluppi ci saranno rispetto alle posizioni soprattutto di coloro che svolgevano e svolgono ancora una funzione pubblica, sia politica che tecnica. Il secondo elemento poi sta invece nell'atteggiamento che la Giunta e una parte degli uffici hanno avuto durante lo svolgimento delle audizioni e dei lavori della Commissione. Tante volte abbiamo letto sui giornali, il giorno stesso della convocazione, anticipazioni o spunti che la Giunta, per esempio, anziché venire a condividere con la Commissione, in realtà rendeva pubbliche. Terzo, c'è stata una divaricazione pericolosissima, di cui ancora non si conoscono gli effetti, fra ARPAT e struttura tecnica della Regione. ARPAT riteneva fondamentalmente che i consorzi che sono coinvolti in questa vicenda non fossero responsabili, gli uffici tecnici dei servizi pubblici hanno invece fatto un decreto che la Commissione ha scoperto per caso, in cui rimetteva nel novero anche dei responsabili tenuti alle bonifiche anche i consorzi dei conciatori, e questo chiaramente ha necessitato un ulteriore prolungamento dei lavori della Commissione e una valutazione non esattamente in linea fra maggioranza e minoranza. Cesare Beccaria oltre 250 anni fa diceva che il più sicuro sistema per prevenire i delitti, ed è anche il più difficile, è la cultura della legalità. Ecco perché anche oggi nella discussione in questi due giorni in Consiglio regionale sulle infiltrazioni mafiose e sul CHEO abbiamo puntato come Forza Italia al sistema della legalità, alla prevenzione, ai percorsi all'interno delle scuole, all'educazione ai ragazzi alla legalità, perché le criminalità organizzate, le infiltrazioni mafiose si combattono prima ancora che con la repressione o con il codice penale, con la cultura della legalità. È anche vera un'altra cosa, ci dispiace che il Partito Democratico non abbia condiviso con noi, con le opposizioni, il ringraziamento va alla Presidente Meini e al collega Capecchi che in commissione d'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose e sul CHEO hanno fatto un lavoro straordinario. La domanda vera è perché il Partito Democratico ha scelto di non condividere la relazione con le opposizioni, perché il Partito Democratico ha scelto di presentare una propria relazione e non ha condiviso le soluzioni che sono all'interno della relazione presentata dalle opposizioni. Ci rimangono ancora tanti dubbi sull'inchiesta CHEO, sull'inchiesta delle infiltrazioni mafiose. Certo è che un elemento derimente di questa inchiesta sono le dichiarazioni del Presidente Rossi, quando ci dice testuali parole allegate alla relazione che dell'emendamento CHEO si sapeva ormai da mesi, che lui era contrario. Allora la domanda è perché il Partito Democratico ha presentato quell'emendamento. È stato impossibile arrivare alla definizione di una relazione comune perché a quello che sembrava la maggioranza aveva visto, aveva letto dai fatti che si sono succeduti nel corso di quest'ultimo anno una visione tutta propria che era impossibile da condividere e soprattutto che non sarebbe stata e credo che non sia accettabile anche da parte di quei tutti i cittadini che non più tardi di pochi giorni fa si sono sentiti dire che le bonifiche alle aree inquinate dal CHEO saranno difficili e in alcuni casi impossibili. La relazione che abbiamo presentato come opposizioni si è tenuta il più lontano possibile e nel rispetto di tutte le persone coinvolte dalla questione giudiziaria, ma non ha potuto fare a meno di un giudizio politico molto severo che è stato poi il medesimo che Rosi Bindi, certamente non una persona qualunque nel panorama politico, ha espresso nei confronti della politica, che troppo spesso si autoassolve ed è velocissima nel cercare delle giustificazioni e delle coperture anche alle sue azioni che vengono pubblicamente considerate veramente nemiche di quello che è l'onore e la disciplina che ci dovrebbero caratterizzare.
ascoltare operatori del settore, analizzare lo stato dell'arte e individuare un'adeguata programmazione delle politiche future. Prende il via Fai contare la cultura Toscana Creativa 2030, il percorso partecipativo promosso dalla Commissione Cultura del Consiglio regionale e dalla Giunta, che ha lo scopo di indagare insieme a operatori e istituzioni le condizioni in cui si realizza l'offerta culturale in Toscana e le regole che disciplinano il lavoro, l'organizzazione e il finanziamento dei progetti in questo ambito. Il progetto, che ridisegnerà il volto delle politiche culturali in Toscana, è stato presentato mercoledì 13 luglio al Teatro della Compagnia di Firenze, dove sono intervenuti la Presidente della Commissione Cultura del Consiglio regionale Cristina Giachi, la Vicepresidente Luciana Bartolini e in collegamento video anche i Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale Antonio Mazzeo e Eugenio Giani. Oggi parte il percorso degli Stati Generali della Cultura in Toscana, si chiama Fai contare la cultura Toscana Creativa 2030 e lo scopo è quello di rivedere prima di tutto la normativa regionale e indirizzarla con una nuova strategia delle politiche culturali regionali, come richiesto dal Presidente Giani, con il quale abbiamo condiviso questa iniziativa. Consiglio e Giunta compatti per una nuova politica della cultura in Regione Toscana. Rivedremo le leggi, la manutenzione della legge 21 che ha fatto il suo tempo, allo stesso modo la legge sull'Arbonus del 2008, mi sembra, o 2012, 8 anni, compie 8 anni e ha bisogno di essere manutenuta e rivista. Insieme a questo c'è dare risposta ad un settore che ha fortemente patito durante la pandemia. Il settore della cultura e i lavoratori della cultura hanno sofferto quanto e forse più di altri lavoratori, scontando anche condizioni strutturali di maggiore fragilità, maggiore precarietà, maggiore instabilità, contratti di lavoro meno chiari, inquadramenti non definiti. Insomma, un settore che ha bisogno di strategia. Oltretutto, in una regione come la Toscana, che nei suoi beni culturali, nella loro valorizzazione, nel clima in generale che la cultura genera in questo territorio, ha una delle sue caratteristiche principali, uno dei suoi punti di forza, ci sembra davvero necessario far diventare tutto questo il perno di una nuova strategia di sviluppo per il territorio. Quindi la cultura al centro delle politiche di sviluppo della Toscana. È un momento importante, direi, di riflessione sulla cultura. Ne avevamo bisogno, perché la Toscana in questo settore credo che sia, non dico all'avanguardia, ma insomma c'è cultura da tutte le parti, in tutti i nostri territori. Quindi con la Presidente Giachi, che si è data un grande affare insieme agli uffici, siamo arrivati ad oggi, ci sarà questa presentazione, un grande lavoro aiutati da IRPET e da Fondazione Sistema Toscana per cercare di capire lo stato dell'arte in Toscana, della associazioni culturali e anche dei lavoratori del mondo della cultura, perché molte volte alcuni di loro non sanno nemmeno di lavorare per la cultura. Dopo poi faremo una riflessione e cercheremo di fare delle cose concrete su tutti i territori, perché la cultura può essere anche, dopo poi il periodo del Covid, un momento per ripartire anche economicamente. Beh, noi siamo il braccio operativo della Regione Toscana in molti campi di attività, in particolar modo quello della promozione e della valorizzazione dei beni e delle attività culturali, quindi questo è stato un apparentamento automatico, ci siamo ritrovati subito allineati in questo percorso. Lo abbiamo accompagnato e lo accompagneremo nei prossimi mesi su sollecitazione in particolar modo del Consiglio regionale, della Commissione Cultura che lo ha ideato, perché ci sentiamo in grado appunto di ideare e supportare con la nostra linea digitale, di comunicazione digitale, l'idea guida di ricercare, ecco, la matrice dei valori non soltanto materiali che stanno dentro la dimensione culturale, ma anche la matrice della loro valorizzazione sul piano di quanto l'investimento culturale può poi portare delle ricadute benefiche sul territorio. Lo abbiamo fatto attraverso strumenti che per semplicità possiamo definire quiz, ma in realtà sono degli strumenti di autovalutazione, cioè dicono a noi operatori, fanno dire agli operatori, alle imprese culturali e dovranno essere raccolti in questo senso dai decisori politici il livello di conoscenza che alcuni metodi, alcune tecniche, alcune discipline hanno nel settore dei beni e delle attività culturali.